Radio Radicale, siamo con l'onorevole Melilli del Partito Democratico, che è uno dei tre relatori di maggioranza del decreto rilancio, per parlare di questo provvedimento di cui penso, immagino non sarà facile l'esame nei due rami del Parlamento. Si tratta di oltre 266 articoli, non so quanti commi. Allora, innanzitutto, quali sono le difficoltà di un provvedimento del genere, e soprattutto sarà un provvedimento che verrà esaminato in uno dei due rami del Parlamento, sarà difficile che l'altro lo esamini? Su quest'ultima cosa, io sono da sempre per strenuo difensore del bicameralismo, quindi faremo tutto il possibile perché anche il Senato possa dire la sua. Il provvedimento è molto complesso, ha una differenza rispetto alla legge di bilancio, nel senso che affronta temi molto robusti di settori molto diversi l'uno all'altro, con l'intero comparto economico italiano, e quindi lavoriamo in modo un po' innovativo, nel senso che facciamo lavorare, almeno per quanto ci riguarda come maggioranza, i nostri colleghi delle commissioni competenti, e vediamo se ognuno di loro su alcuni temi riesce a fare una sintesi, e non ci dispiacerebbe naturalmente che questo si traducesse in emendamenti della maggioranza. D'altro canto, non possiamo non tener conto di alcune richieste che l'opposizione ci fa, le stiamo esaminando e così andremo avanti, iniziando domani la prima riunione di commissione dove si vota con la sanità, che è la parte iniziale del provvedimento. Ecco, qual è la parte più difficile? Quella per l'aiuto alle imprese, per l'IRAP, per il super bonus? Qual è, diciamo, l'aspetto più impegnativo, e soprattutto quanti aiuti di Stato ci saranno, che in questa fase sono importanti, attraverso i quali siete riusciti a ottenere delle deroghe? Beh, il provvedimento, come sapete, è un provvedimento molto robusto, insomma, in termini di aiuti al sistema imprenditoriale, così come robusto ma non sufficiente per la cassa integrazione. C'è una questione che è, come dire, molto realistica al di là delle nostre desiderata, e cioè che il Parlamento ha nella sostanza a disposizione una somma che difficilmente riuscirà a soddisfare le legittime richieste di alcuni comparti che hanno sofferto la crisi in modo significativo. Io sono tra quelli che pensano, fatte salve naturalmente le valutazioni sulla sostenibilità del debito o sulla tenuta dello spread, che c'è bisogno di un ulteriore scostamento. Mi piacerebbe che il governo e la maggioranza identificasse i comparti che hanno bisogno di un aiuto ulteriore, perché questo alleggerirebbe noi, se venisse fatto naturalmente prima della chiusura del decreto, anche dall'affrontare questioni che sono questioni rilevantissime. Faccio esempi così ci capiamo: il turismo e quindi il dibattito sul fondo perduto, che potrebbe non essere soddisfacente nel rapporto aprile su aprile, sicuramente l'automotive, sicuramente la cassa integrazione, il tema dei trasporti, della mobilità, tema molto rilevante. Sono questioni che abbisognano di risorse più consistenti di quelle che noi abbiamo a disposizione, e quindi vedremo naturalmente nei prossimi giorni quale sarà la decisione del governo rispetto a questa ipotesi. Io penso sia necessaria, e quindi spero che il governo adotti una decisione naturalmente che ci aiuti in questo e ci consenta, pensate a tutti i grandi eventi, a tutta l'economia che muove il sistema dei grandi eventi, pensate alla musica, questo ci aiuterebbe a dare una mano a comparti specifici, magari non enormi, ma che hanno bisogno di segnali in questo momento. Ecco, su Alitalia, allora, qual è l'impegno che richiederà il decreto? Beh, Alitalia, il governo ha fatto una scelta capitalizzando per 3 miliardi Alitalia. Su questo è il tema di cui mi sono meno occupato, un po' perché se ne occupano i colleghi della Commissione Trasporti, ma mi pare che la scelta del governo sia abbastanza netta, quindi non prevedo grandi sorprese da quel punto di vista. Allora, incentivi per il settore dell'auto? C'è un dibattito in maggioranza sulla qualità degli incentivi, o meglio su quale comparto dell'automotive debbano incidere gli incentivi, sulla rottamazione, ma è indubbio che quella è una situazione che trova oggi i concessionari italiani in grandissima difficoltà, e io credo che una risposta
più ampia possibile, nei limiti naturalmente delle diverse visioni che possono esserci su questo tema, debba sicuramente essere data. Quali sono i bonus più significativi che si trovano in questo provvedimento e quelli sui quali oggi vi trovate già in difficoltà? Cioè, si è discusso molto del bonus sulla bici. Ma io credo si sia discusso, io penso che qualche... Sono tra quelli che teorizzano la necessità di accelerare i consumi e quindi anche i consumi che danno luogo naturalmente a investimenti, per cui io non la vedo assolutamente male, è una scelta molto significativa e non credo che dal punto di vista della maggioranza ci siano valutazioni su questo. I bonus, noi abbiamo il fondo perduto che è una manovra e una scelta che fa il governo molto significativa. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo tolto l'IRAP alle imprese italiane, almeno per l'acconto e il saldo di quest'anno. Poi noi abbiamo alcuni temi, c'è il tema delle paritarie, dello 0-6 anni, ancora molto... Ecco, le paritarie verranno salvate in qualche modo? Ma io penso che sarebbe strano se noi non dessimo una mano, la diamo a tutti quelli che ne hanno bisogno e credo che quello sia un comparto che ha bisogno di un aiuto e quindi su questo il Partito Democratico naturalmente è sicuramente impegnato. Non sei riuscito a trovare un posto nel decreto scuola su questo? Questo faccio fatica a risponderle perché vabbè, okay, devo vabbè. Dire che ho seguito anche poco gli stati generali in questo periodo perché siamo davvero presi, per cui non so quali sono le ragioni, ma certamente al di là del luogo dove si risolvono i problemi, il problema va risolto. Senta, un'ultima questione, vi aspettate parecchie imboscate parlamentari ed ritiene che sia un problema che il principale partito che ha presentato più emendamenti di tutti sia il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è il partito che ha un numero di deputati più elevato. Quindi in frequenza? Penso che sia normalissimo e penso tra l'altro, anzi se guardiamo in proporzione forse non è quello che ne ha presentati di più. Questo deriva, e per questo parlavo del bicameralismo, questo deriva anche dal fatto che questa Camera né nel Cura Italia, nell'ultima legge di bilancio, insomma negli ultimi provvedimenti non ha potuto esprimere al meglio il lavoro dei parlamentari che è migliorativo, lo abbiamo fatto nel decreto liquidità ed è uscito migliore di come è entrato il decreto liquidità per le imprese italiane e quindi penso che il lavoro del Parlamento vada sempre rispettato ed ascoltato. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Melilli, relatore al decreto rilancio che comincia a votare da domani su questo provvedimento monstro che immagino che la storia parlamentare non ha mai conosciuto. La ringrazio molto.